pacchetto di Bala proposto dai procuratori? Il più grande comunicatore del secolo, che è Mourinho. No, la società, no, io ti parlo della proprietà, gli americani, che in qualche modo questa operazione si avvicina alla filosofia loro, quella di sfruttare il nome, il potenziale, l'entusiasmo. Quindi male che va, dovuto essere un'operazione all'americana. Che però altro, Aurelio è cinematografo. Però gli americani sanno che il capitale dei giocatori è praticamente molto virtuale. Loro investono molto sulla patrimonialità immobiliare. E quindi fare un'operazione di Bala me la posso anche accollare. Cosa che qui, però lo diceva prima Franco, non avessi venduto Koulibaly ti avrei dato ragione. Ma siccome la conosci bene questa piazza, perché ci vivi e quindi hai fatto il giro del mondo con Zaccheroni, quindi stai qua, vivi la città, questa gente ha bisogno di emozionarsi. E purtroppo il Napoli ultimamente, noi abbiamo conquistato un terzo posto ed è entrato nella routine perché poi non hai avuto la possibilità di... Io posso essere anche d'accordo con voi che giustamente il sogno è importante e in questo momento una piazza come Napoli, però la mia domanda il rischio dei numeri che vi ho detto... Te lo devi accollare. Era il caso di accollarsi? Te lo devi accollare. Ma ragazzi, ma non sempre e non tutti sono disposti. Ma noi qua ci siamo accollati il rischio Ghoulam. No, Ghoulam te lo sei dovuto assecondare. Assecondare. Perché te lo sei trovato a strada facendo. Comunque per 3 anni il giocatore non ha giocato, è 3,5 all'anno. Ma era già sotto contratto. Ho capito. Lo devi subire. Però io credo che numero 10 di ruolo, Mancino e argentino, io credo che questo calciatore, al di là di quello che ha detto, quelle poche verità e tante bugie che ha detto Giuntoli ieri sera o ieri pomeriggio a Di Maro Folgarida, credo che secondo me sarebbe stato l'ideale, perché non credo che Spalletti abbia detto delle bugie, che se dovesse arrivare Dybala cambio, faccio il 4-2-3-1. D'altronde l'ha fatto l'anno scorso, non vedo perché non... No, sicuramente non avere Dybala in rosa, l'allenatore è costretto a trovare un modulo che lo faccia correre il meno possibile. Lo tenga i 30 metri lì davanti, 4, che 2, se 2, non 1. Si deve preoccupare della fase difensiva. Quindi... ti faccio una domanda, Franco già lo so. In questo Napoli, che comincia il 15 agosto, chi può emozionare la piazza? In questo Napoli, dopo l'addio di Insigne, Mertens, Koulibaly... Ospina, che comunque era a scadenza di contratto. Io però ti faccio un'altra domanda. Bisogna pensare a un progetto a medio e lungo termine, l'identità di una società, o bisogna buttare, fra virgolette, il fumo del nome con il punto interrogativo di quello che può essere fra un mese, se ce l'hai, bisogna non ce l'hai. Bisogna gettare il fumo del nome, Gege, perché ragazzi, in questo momento la società ha perso la piazza. Sinceramente, la società in questo momento ha perso la piazza, Gege. Questa è la mia sensazione di tifoso, perché la gente non si affeziona ai bilanci, la gente si affeziona ai sogni. Io non sto parlando di bilanci, io sto parlando di opportunità e di scelte. Gege, tu hai allenato i più grossi calciatori del mondo per tutto il mondo. Per me avere il tetto in gaggi nel calcio è una boiata pazzesca, perché il calcio è un'altra cosa. C'è quello che guadagna 20 milioni l'anno e quello che guadagna 200.000 euro l'anno, come c'è la camicia di Fusaro che costa 50 euro e la stessa da Fusaro trovi quella da 100. Non c'è niente da fare. Avere il tetto in gaggi in un'arte, perché lo sport è emozione. Se tu prendi un attore americano famoso, guadagna 30 milioni, 40 milioni in un film, ma perché? Perché la gente lo guarda, si immedesima. Noi, se Osimhen fa un gol, il gol l'ho fatto io. Napoli è una città molto particolare, con una serie di problemi, che se Dybala fa il tunnel al San Paolo l'ho fatto io, l'hai fatto tu, e ci travolge, poi magari perdi. Ma non è questo. Noi siamo più assetati di emozioni che di trofei. Vedi un Napoli in difficoltà o no? Poi rispondi dopo la pubblicità. È fuori discussione. E io forse sono stato infelice. No, io ho capito. Per far passare il messaggio. No, io l'ho capito benissimo. Io non sono contro. Io ti sto dicendo, è un Napoli. Se domani mattina mi dite, il Napoli sta prendendo Neymar e gli costa 100 milioni di euro, ben venga.
Neymar è un giocatore top, è un giocatore che statisticamente non ha avuto problemi negli ultimi anni, e allora è una questione solo di costo, me ne guardo bene da andare a fare un giudizio. Ma se noi oggi siamo costretti a far diventare, scusate, un sogno, un giocatore che negli ultimi due anni è stato assente per più di 120 giorni, ci sta, allora evidentemente c'è qualche problema. È una forzatura. Può essere. Allora vediamo, io non sono contro il sogno, no. Sono sulla qualità e sull'affidamento. Sei per il sogno ponderato, ben ponderato. Allora, vogliamo salutare Nunzia, l'amico che ha il telefono in attesa da molto tempo. Sì, pronto. Oltre la morte Napoli. Olì. Ernesto. Buonasera. Auguri a tua figlia che ha vinto un altro torneo. Grazie. Ernesto, sono un po' arrabbiato con te, eh? Io devi vedere io come sono arrabbiato. Sono arrabbiato con te perché ieri hai messo in discussione la nostra professionalità. Ti ho messo in faccia, vedimi. La nostra... ti faccio arrabbiare dopo la pubblicità perché ti devo interrogare un po' stasera. No, lanciala già la bomba, dai. Lanciala, dai. La prima, lui ha iniziato, da quando è iniziata questa trasmissione, difendendo il vil denaro. Piano piano lo sta iniziando ad attaccare pure lui. La prima. Vil denaro sarebbe Aurelio. L'hai detto tu, io non lo conosco, io conosco il vil denaro. Vabbè. Perché non è così. Tu all'inizio del... No, io personalmente io non ho remore nell'attaccarlo e nel difenderlo quando è giusto attaccarlo e quando è giusto difenderlo. Ma è indifendibile. Allora, non per partito preso, Ernesto. No, no, ma io non dico questo. No, 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 te lo dico prima per... Allora, toglimi una curiosità, tu hai visto la presentazione del Napoli? L'ho criticata, aspramente. Hai visto la faccia di Anguissà? L'ho criticata aspramente. Sì, però dico, hai visto la faccia di Anguissà? Ma le abbiamo viste tutte. Tutte anche le abbiamo viste. Io ti parlo di un personaggio, io ho visto Anguissà, mi sono focalizzato su di lui. Perché tu hai scelto Anguissà? Ad esempio io ho scelto Zielinski, ho guardato la faccia di Zielinski. Due, ieri ho letto sul sito che la rete ufficiale ha detto che il vil denaro non era in condizioni di parlare. Ma sta mandando il numero qua, un presidente che non è in condizioni di parlare. Due, poi mi rispondete dopo. Sì, vai. Tre, l'anno scorso a Di Maro, con quale maglietta abbiamo iniziato a fare la preparazione precampionato? Vediamo se ti ricordi, Salvatore. Eh certo, con la cappa, con lo scotch sopra. Secondo te una società seria fa questo? Assolutamente no. Quattro, siccome il vil denaro vende e poi può comprare, perché non ho capito, se compra prima e poi vendi che succede? Ma comunque, il Bari come fa il mercato? Aspetta che il Napoli vende qualche giocatore? No, qua già ti ho risposto. No, io ma la mia convinzione è questa. I soldi arrivano dopo. È una convinzione sbagliata, sono due società diverse. Cioè sono ci sono proprio delle regole che vanno rispettate, perché altrimenti... Babbo, allora il figlio di De Laurentiis è più ricco del papà. Ma no, che sono due cose completamente poi, diverse. Poi diceva Totò, sì. Diceva il grande Totò, l'epoca dei fessi è finita. Ma voi credete che il Napoli veramente ha trattato il signor Dybala? Io nemmeno. Poi io no. Spalletti parla di mercato, Giuntoli che mi credi mi ha deluso, due interviste ha fatto mi ha deluso, parlava di ruoli tattici, questo e quello, ma una società seria fa questo? Ernesto, devo salutarti, abbiamo la pubblicità. Sì, è ovvio che ti rispondiamo dopo la pubblicità, anche perché mi interessa molto il passaggio che hai fatto su alcuni tesserati dirigenti, quando dici che Giuntoli ti ha deluso. Caro amico mio, ci sono anche dei ruoli, delle cose, delle assegnazioni che ti spettano per quanto magari non sia una cosa straordinariamente gradita, tant'è vero che ti trovi poi a rispondere ai cronisti di una campagna abbonamenti che non è partita ma non è il campo tuo, tant'è vero che in diretta devi delegare a qualcun altro che neanche c'è. Quindi ti guardi attorno cercando di capire chi mi può dare una mano per venire fuori da questa fase di impasse. Ci sono i ruoli, nel momento in cui Spalletti, e questo anche avrà la sua rilevanza, ne parlavamo ieri sera, nel momento in cui si chiude il ritiro non parla, se non oggi rilasciando alcune dichiarazioni, secondo me prestampate, agli amici del ritiro della Val di Sole. Cioè, è un momento particolare, però, attenzione, ma questo è il mio umilissimo punto di vista, poi è anche il momento della scelta per i tifosi. Cioè, quando è difficile, se ci si mette a dare addosso con le picconate, e allora
non fa bene a nessuno. Se si è consapevoli che il momento è particolare, è difficile, ma che con un po' di buona volontà, tanta da una parte e tanta dall'altra, qualcosina si può ricavare. Altrimenti è il gioco del tutti contro tutti e via. E anche, posso dirti una cosa, anche le etichette a me non piacciono. A me piace nome e cognome di chiunque di cui si stia parlando. Direi che è arrivato il momento di andare per pochi secondi in pubblicità. Restate con noi, ci vediamo tra poco. Eccoci qui, rientriamo in diretta, abbiamo da dare delle risposte ad Ernesto su un ambiente che così non è modo di fare provocatorio, ma è sicuramente divisorio, o no Franco, perché si orienta il dibattito in una direzione ben precisa utilizzando degli appellativi che stanno a rappresentare un personaggio che poi in questo caso è il presidente della società di calcio per la quale tutti tifano, o quasi tutti, e di conseguenza se lo si appella così si chiama... di fatto una risposta dello stesso tenore. Io per esempio condivido alcuni concetti di Ernesto, perché quando lui parla di società che fa degli errori, io quello che vorrei dire è che secondo me le parole, forse io sono un giornalista dilettante, mi diverto molto a scrivere, ma le parole hanno un peso enorme certe volte, perché se io imposto una discussione usando dei termini, automaticamente creo un contraddittorio che è estremamente divisivo. Io credo che noi tifosi, noi giornalisti, noi medici, tutte categorie nelle quali mi posso rivedere, dobbiamo tutti fare un passo indietro. Io ho un mio carissimo amico, noto professore di psichiatria all'università, che dice: guarda, ricordati che se tu hai un problema con una persona, al 50% fatti carico delle tue responsabilità. Quindi io credo che in questo momento anche noi tifosi, che magari non siamo d'accordo con la società, dobbiamo farci carico, dobbiamo usare forse una terminologia diversa, ma soprattutto i toni diversi, perché noi l'anno scorso eravamo in lotta per lo scudetto, ma sembrava uno psicodramma dopo le tre partite, un punto, sì. Era uno psicodramma collettivo. Allora evidentemente dopo Napoli-Verona c'è ancora gente, magari mi ci metto, che non abbiamo superato quella cosa, no, di Napoli-Verona. Ma sono certo. Allora, tutto questo sta inquinando i pozzi. Inquinare i pozzi fa bene alla squadra? Fa bene al Napoli? Io non credo. Allora, qual è la soluzione? La soluzione è che tutti quanti... Allora, la squadra deve recuperare credibilità. E quando parlo squadra, parlo del presidente, deve recuperare credibilità. Come si dimostra? Come si recupera? Con i fatti. Io personalmente, Franco, direi anche con la chiarezza, perché secondo me è giusto che Spalletti e De Laurentiis facciano una conferenza stampa congiunta nella quale diranno: sentite, allora è andato via Koulibaly perché è andato via, ci ha permesso di guadagnare dei soldi, perché aveva deciso di non rinnovare, è uscita questa occasione, però Franco, Gegé, devono essere chiari gli obiettivi, perché altrimenti veramente non andiamo avanti, perché sicuramente Kim si arriverà, rinforzerà questa difesa, ma non è il Napoli dell'anno scorso, è un Napoli questo che sta cominciando, perché Kvaratskhelia sarà anche forte, ma lo voglio vedere in campo. Oliveira dovrà essere l'alter ego di Mario Rui e lo voglio vedere in campo. Abbiamo una grana Fabian Ruiz che bisogna risolvere, perché poi abbiamo il 4-3-3, ne abbiamo 6 là in mezzo, di cui Elmas non sappiamo che cosa farà. Zielinski, lo abbiamo visto, è triste, perché poi la fascia di capitano è stata votata per Giovanni Di Lorenzo, c'è un as che pensa ad altro, e Politano, che non sappiamo se questa pace sia solo una pace così di facciata. La situazione è molto molto pericolosa in questa squadra. Allora, scusate un attimo, perché dobbiamo andare. È Meret che ancora non firma, e che ancora l'allenatore continua a dire che ha bisogno di due portieri alla stessa stregua, e di cui uno lo vuole internazionale,
è che se viene uno tra Kepa, Navas e, o Neto del Barcellona, giocano. Sicuramente giocheranno loro. Allora ci arriviamo a parlare del portiere, però attenzione, fiondiamoci non davanti al teatro di Di Mauro Folgarida, perché ormai sapete cosa succede? In qualche area di servizio della Napoli-Roma. Nemmeno. No, sai cosa ci hanno raccontato? Vabbè, lo ricorderai. I trentini. Oh, quando andate via voi, qui comincia l'autunno. Ci credo. Ed effettivamente, anche se i tempi purtroppo per noi tutti sono cambiati per l'emergenza climatica, perché mi pare che oggi ad un certo punto sul Monte Bianco in piena giornata c'erano 2 gradi. 2 gradi. E punti più alti. Lo zero termico è a 4.800 metri. Siamo messi veramente, sì, veramente molto male. Ma questo è un altro problema che magari lasciamo a Toni Iavarone. Sì. Con, i suoi approfondimenti e ci fiondiamo questa volta, perché io devo essere sempre con la coscienza a posto e sempre sicurissimo che tutto vada bene nella macchina di Italia che è di rientro dal Trentino. Ita, come stai? In maniera fantastica, dopo essere stata ferma per 2 ore e mezza sulla A22, ferma vuol dire ferma completamente per un incidente, quindi immaginatevi il mio stato d'animo. Ma ti sei truccata prima di... No, è sempre così. No, pensavo... No, nel senso che quelle 2 ore e mezza ti eri stancata, sai, il caldo... No, ho dormito, no, per fortuna in macchina funziona benissimo l'aria condizionata. Quindi devo dire, ho anche una felpa perché fa discretamente freschino qua dentro. Bene. No, ho dormito. No, dimmi tutto, Silvia. No, appunto, per non indugiare sul clima della tua autovettura, ma andare sul bilancio del mercato attuale, perché oggi mi fate vedere questi 4 faccioni dei ragazzi che sono arrivati. Kvaratskhelia, che è sempre più personaggio da film... assomiglia, è una di quelle comparse dei film di Bud Spencer e Terence Hill. Esatto, bello e brutto e cattivo. Guardatelo un attimo. È vero. Anche il film... Se poi, vi dico, ve la devo dire tutta, se poi sporco anche, perché a me... Ma sì, ve la devo dire tutta. A me Dybala è un gran giocatore, ma Dybala è un calciatore del River, cioè di quella genia lì. Io preferisco sempre il Tevez bruttissimo. Vabbè, ma pure sporco, Higuain era del River. Del Boca, ma pure Gonzalo era del River. Infatti. Allora, guardate, questa è la situazione dei 4, i soldi che sono serviti per portarli a casa. Intanto non dimentichiamo il riscatto di Anghissà da 15 milioni, Kvaratskhelia 10 milioni che poi sono andati tra la Dinamo Batumi e i 2 club, il Rubin Kazan e il Lokomotiv di Mosca, dove lui aveva giocato. E poi ancora Olivera, gli 11 milioni più 4 di bonus, Ostigard, 5 milioni più 3 di bonus, per un totale di 41 milioni investiti ad Horas, più 7 variabili che sono quelli legati ai bonus. Questo è oggi... Sono già stati spesi 40 milioni di... Hai capito? Erano stati spesi quelli però della qualificazione Champions, GG. No, io dico quello che è di entrata e uscita dei calciatori. Gli altri servono per la gestione. Allora, compreso, l'abbiamo fatto l'altra sera, compresa l'uscita di Koulibaly, e Napoli ha risparmiato fino a questo momento 19,9 milioni di euro di monte ingaggi, che sono 40 se ci metti il lordo. Quindi non perdi occasione per mostrare ormai la mia qualità ragioniera. Esatto, no. Allora, Italia, scusami, questo ad oggi il mercato. Di Kim parleremo tra pochissimo con Gegé, perché come Albarella nessun altro può rappresentarci il valore di questo giocatore, che è molto forte. Però io vorrei ricordarti soltanto un dato, che il campionato comincia a Ferragosto. Sì, e il problema è proprio questo, che il mercato è lunghissimo, ci sono ancora tante cose che devono essere messe a posto, però non ci aspettano, nel senso che purtroppo il mercato comincia il 15 agosto e c'è poco da fare. Poi ne discuteremo, no, nei prossimi giorni, sulla faccenda prima di campionato, perché bisognerà capire quella partita il Napoli dove la giocherà, se riuscirà a farlo al Maradona, se dovesse esserci una destinazione diversa, oppure addirittura rimandarla, cosa che però non credo, perché non mi sembra ci siano molte date disponibili. Questo per quanto riguarda la faccenda della campagna acquisti, che si potrebbe protrarre per tantissimo tempo, ragazzi, soprattutto in uscita. Io credo che in entrata il Napoli farà tutto quello che deve fare in tempo per consegnare a Spalletti una squadra già, diciamo, pronta per la stragrande maggioranza entro il ritiro di Castel di Sangro. Però in uscita io credo che ci sarà, anzi devo dire di più, io mi auguro che ci siano
possibilità fino alla fine del tempo disponibile, per un semplice motivo, perché sono calciatori come Onas che sono in uscita, c'è un calciatore come Politano che deve trovare comunque una sistemazione definitiva, sì, o dentro o fuori. Lo ricordiamo, Silver, oggi al termine dell'allenamento, l'ultimo sul campo di calciato, aveva una vistosa fasciatura intorno al ginocchio. Quindi insomma ci sono una serie di situazioni che poi devono essere monitorate in uscita. Credo che in entrata si cercherà di farà, fare tutto. Si farà. Allora io ti lascio guidare e abbiamo fatto così un blitz per salutarti, per augurarti un buon e un veloce rientro. Oddio, veloce non più, un rientro. Ciao, ciao Ida. Ciao. Appuntamento a Castel di Sangro. Nodo Meret, nodo portiere sostanzialmente. Poi andiamo al telefono, non so perché c'è un telespettatore, sì, in attesa, però scusate. Ecco qui Giuntoli, che poi è stato chiaro anche lui, mutuando le parole di Spalletti: abbiamo bisogno di due portieri equivalenti. Poi dopo penso, però se fai l'investimento per Kepa piuttosto per Keylor Navas, che non sarà, costa troppo, piuttosto che per Neto, è una sensazione che Meret stia aspettando di firmare il contratto del Renault fino al 2027, perché vorrebbe capire qualcosina di più della sua situazione. Cioè, faccio il titolare finalmente perché Ospina è andato via e tocca a me? Io ho cominciato a tifare tantissimi anni fa, quando si diceva che il portiere, a meno che non era morto, non cedeva mai il suo posto Infatti era così. Era così. Adesso non può essere più così, si giocano troppe partite, qua c'è il mio maestro di queste cose che mi informa sempre, però il portiere è un ruolo molto delicato, dove l'aspetto psicologico e di autostima ha un peso enorme. Io in Cina con Fabio Cannavaro e con Franco Cotugno facevamo la preparazione dei portieri e prendemmo dei portieri che erano scarsi, ma attraverso anche un lavoro psicologico e anche gerarchico, tu giochi sempre, ma anche il quarto aveva possibilità, ma certamente la gerarchia era notevole, noi raggiungemmo dei livelli importanti su un calcio molto più semplice. Questo calcio è un po' complicato, ma la gestione di Meret non mi è piaciuta, non da ieri o dall'altro ieri, non mi è mai piaciuta. Perché poi se Spalletti dice che il portiere deve giocare bene con i piedi, automaticamente tu stai dicendo mi piace di più Ospina, che è oggettivamente più bravo con i piedi. A me piace molto Meret, è un ragazzo straordinario, dei grandi mezzi, però non è importante quello che lui in questo momento vale, ma quanto si ritenga possa essere utile. Esattamente, quello che volevo... Posso dire una cosa, certo, ci ha detta molte volte, fosse stato per De Laurentiis le avrebbe ceduti entrambi. Sì. Uno l'ha fatto andare via, al di là delle scelte arabe danarose di Ospina, fosse stato per lui avrebbe ceduto anche il ragazzo, perché non gli piace il fatto di essere introverso tra i pali, non gli piace. Non piace a De Laurentiis, però ha fatto un investimento che va gestito. È naturale che se arriva uno internazionale, perché per me Meret chiede di essere ceduto, a quel punto ne devi però prendere un altro. scusami se insisto, riavvolgo un po' il nastro, mi pare che ne parlammo proprio con Franco in un linea calcio in diretta, vengo da te Gege. Allora, cerchiamo di ricordarci, conferenza stampa, Spalletti dice non esiste più oggi il calcio senza un portiere che sappia giocare con i piedi. Risposta della società: Ospina, ciao, un grosso in bocca al lupo con Ospina, che preferisce alla scelta tecnica la scelta anche economica. Non dobbiamo essere... Non è l'unico. Non è l'unico, funziona anche così. Ospina è andato a prendersi un bel po' di soldini. Però la società risponde a Spalletti, dice Meret, pronto il rinnovo fino al 2027. Che significa, Gigi? Che tu invecchi con me. Cioè, io Pastorello a Castelvolturno. Pastorello a Castelvolturno, che io ho una fiducia incondizionata in te. Tanto è vero che si pensa a Sirigu. E se arriva Sirigu, secondo me, a Meret sta bene, perché certo, Sirigu è una chioccia certo di livello altissimo. Poi le cose cambiano. Oggi il portiere è per De Laurentiis, per la società, una priorità assoluta. Allora, è difficile mettere ordine nel puzzle. Tu cosa pensi? Cioè, che idea hai maturato? Allora, noi dobbiamo sempre contestualizzare le cose. L'arrivo di Meret, quando fu acquistato, era il giocatore che Napoli puntava molto, sia per l'investimento sia per la prospettiva e l'età anagrafica. Dopodiché
dopo qualche giorno lui ebbe un infortunio importante, sì, e il Napoli fu costretto a trovare sul mercato un degno sostituto. In quel caso trovò Ospina. Con il parco portieri migliore della storia del Napoli di De Laurentiis, perché il terzo era Karnesis. Era Karnesis. La storia ha detto che praticamente la squadra, attenzione, la squadra in primis, e i tre allenatori che hanno praticamente gestito questi due calciatori hanno sempre avuto una preferenza. Evidentemente, al di là dell'aspetto tecnico, ci sono altre valutazioni che servono per valutare e avere degli equilibri all'interno dello spogliatoio che hanno determinato certe tipi. Quindi dici caratteriali, personalità, tutto quello che... Non avendo la possibilità di stare all'interno dello spogliatoio, certe valutazioni lo puoi immaginare, non li puoi fare nei particolari. Oggi il Napoli si ritrova a dover giustamente valutare il calciatore con l'investimento che ha fatto, con 3 anni, 4 anni mi sembra in meno, nel senso che di contratto, ma deve a sua volta fare degli investimenti, perché non esiste una squadra top che non abbia almeno 2 portieri di livello. Quindi non è una questione di mortificare nella scelta nel momento in cui tu vai cercando un nuovo portiere di livello Meret, ma deve essere la personalità, la personalità dell'atleta che poi deve venire fuori. Che deve venire fuori. Okay. Per questo forse, come diceva Salvatore, io credo che sarebbe stato più opportuno vendere entrambi, perché comunque in questo momento Meret... No, ha detto Aurelio. Ma è una cosa intelligente, perché Meret viene da una storia di competizione gestita male. Sì. E quindi potrebbe avere delle conseguenze con una nuova competizione. Devo dirti, Franco, complicata, tribolata e culminata ad Empoli. Esattamente. Per carità, io credo che lui sia forte, sia un portiere molto molto forte. Sì, però, ma per esempio, la domanda che vi faccio, fuori dal Napoli, qual è la squadra di pari livello che oggi può puntare su Meret? E allora devi scendere di livello, sì, se vuoi essere il titolare. Sì. È una questione di scelta. Al Toro. Volevo farti sorridere. Sì. Allora, Nunzio, abbiamo un amico. C'è un amico da casa, pronto? Ciao, buonasera. Buonasera. Io sono Antonio da Favola. Ciao Antonio. Senti, sì, devo dire una cosa a Silver. Eccomi, ti ascolto. Ciao Antonio. Lui ci deve ricordare che io in un'altra trasmissione di Linea Calcio gli dissi che c'era la signora Italia, che qualcuno si porta 600 milioni si piglia il Napoli. Qua c'è gente che critica e non porta niente. Non so nemmeno dove sta lo stadio San Paolo, questo te lo dico io, perché io sono un vecchio, ho 75 anni. Non sono, mi ricordo pure quando ho parlato con te, con Mandato, quando disse il Lancillotto. Che volevi dire Ancelotti, di partì l'Ancelotti, ti ricordi? Sì, sì. Queste sono delle chicche. Da lì è nato, come si chiama, Insigne e Haaland furono messi in banchina, furono messi in tribuna. E vabbè, sei andato al 2019 all'ammutinamento. Bravo. Adesso si sta facendo una conclusione. Si è venduta Koulibaly, ma chi ha detto che la Juve, il Milan, l'Inter con questi acquisti che hanno fatto devono vincere per forza? Ah, no, Di Maria è uno rotto, c'è quell'altro, come si chiama? Pogba, devo andare a manicomio. E non mi pare che criticare il Napoli sempre in ordine, ma non giudicare, dobbiamo criticare, e sono cose diverse. Per cui adesso vi lascio la buonasera. Grazie Antonio, grazie. Mi hai ricordato no, poi... No, ma figurati, io vi ascolto sempre, però mi dispiace pure il signor Alfredo che è intervenuto prima, ma che deve intervenire questo signor Alfredo? Ieri, perché ieri. Sta a casa. Antonio, ti devo salutare, ti ringrazio moltissimo. Sì. Poi no, il fatto che tu a te e poi ci sentiamo a Napoli. Il fatto che va tu bene. Mi ricordi di Lancillotto e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. C'era straordinario, mandato. Sei stato. Fusti straordinario. Okay. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Grazie, ciao. Continua a seguirci. Hai un'idea per quest'estate particolare o no? Sì. Quest'estate in Italia, in un posto stupendo che si trova nel Cilento, a Pestum, dove c'è tanto buon cibo, tanto divertimento, tanto mare e tante cose belle. Vediamo.
Hai visto che spettacolo? Bello. Andiamo? Assolutamente sì. Ci organizziamo. Sì, sì. Mandiamo anche un caro saluto a Luigi Barlotti, il patron, che è un grande tifoso, ci segue ogni sera. Quindi un caro saluto, Luigi. Grazie, saluto con bacio. Ciao Luigi, grazie per la tua attenzione e complimenti per la splendida struttura che gestisci, di cui sei il patron. A proposito dei patron, di patron, patrono per la porta, ma aspettiamo cosa succederà. Però attenzione, siamo arrivati ad un momento che mi interessa moltissimo. Tra poco ci raggiungerà anche Dario Marcolin in diretta Skype, altro grande amico nostro di tutti e di Canale 8. E Kim, l'erede designato, Giuntoli cerca fatta, il nuovo Koulibaly. Sembra fatta, non sarebbe, vi dico, secondo me, per come si era sviluppata, anche per un pizzico di improvvisazione, perché devi rincorrere, devi sempre rincorrere, non sarebbe. Sì, però io leggo, posso dire una cosa? Vai. Io ho letto oggi delle dichiarazioni di Koulibaly, stavo parlando da un mese con Jorginho, quindi un po'... In un mese il polso della situazione difensiva ce l'hai. Appunto, certo. È io quello che intendevo. L'improvvisazione è questa. Non puoi farti... Se tu 6 mesi fa hai deciso che Lorenzo Insigne se ne doveva andare via, sei andato a trovare Kvaratskhelia, dovevi sostituire Ghoulam, è stato facile portare Oliveira. Ma se un mese fa sapevi che questo già stava parlando con Jorginho per il Chelsea, secondo me ti saresti dovuto muovere subito per l'opzione B, perché non altrimenti non ci piove. Rischi, perché se perdi veramente Kim poi diventa difficile. Allora Diallo guadagna troppo, Lindelof dello United sono fuori portata. Abbiamo dalla regia, ragazzi, se le fate scorrere, immagini di questo giocatore Kim Min-ye. Qualcuno oggi ci ha già ricamato. Grazie per il video, molto esilarante. Nei paesi asiatici il cognome viene prima. Quindi Min-ye Kim. Min-ye Kim. Cerco di imparare al volo da te. Allora, Gege, le immagini le facciamo scorrere. Questo qui mi sembra un giocatore forte, però aspetto che tu me lo racconti, perché lo hai seguito, guarda, per la prima volta quando? Devo dire, abbiamo una volta con Alberto, eravamo ancora in Giappone con la nazionale. Io capisco che la tua amicizia ti fa chiamare Alberto, ma la gente vuole sapere chi è, perché hanno vinto anche uno scudetto insieme. Stavamo vedendo una partita dell'Under 20, c'è una, diciamo, sono nemici dichiarati i coreani con i giapponesi. Perché il Giappone è come fosse il Brasile. Ecco, calcisticamente i giapponesi vengono considerati brasiliani. Infatti, perché vengono da una scuola brasiliana, perché sono molto bravi tecnicamente, mentre i coreani vengono considerati gli argentini, perché oltre ad essere bravi tecnicamente sono anche, hanno garra, usando proprio... Vedi Franco, già c'è qualcosa che ci piace. Sì, sì. Sono molto tignosi. E ti dicevo, stavamo assistendo a questa partita qui e vedemmo sto ragazzo che aveva neanche 17, aveva poco più di 17 anni, già titolare nell'Under 20. E ci colpì molto, vedemmo sto corazziere di 1,90 m, forte fisicamente, veloce, reattivo, e lo mettemmo in lista in quello che erano potenziali calciatori da tenere, da attenzionare per il futuro. Tant'è vero che poi quando qualche anno dopo siamo stati in Cina col Beijing Guan, nel momento in cui dovevamo fare delle valutazioni per il calciatore asiatico, perché in quegli anni lì la regola era 4 giocatori stranieri e un asiatico, l'asiatico che avevamo non lo ritenevamo idoneo e facemmo il nome di questo ragazzo, e l'anno dopo il Beijing investì, e quindi sai... Beijing, che era stata una mia squadra, il ragazzo era stato attenzionato, l'ho seguito, e devo dire che secondo me in questo momento, per quello che offre il mercato, è la soluzione migliore che Napoli possa... Franco. Calcia indipendentemente destro. Destro, sinistro, hai fatto caso? Cambio gioco, ha un lancio... Un regista anche difensivo. Sì, sai sì. Però cosa ho notato? La facilità degli inserimenti, sia di testa che di piede. Ha grande personalità,
riesce a deludere il pressing addirittura accettando l'uno contro uno, ma addirittura con la palla riesce ad uscirne spesso e volentieri. L'unico difetto che ritengo che deve migliorare è che spesso e volentieri si ritrova con il tackle per terra. E quindi in un calcio molto veloce in quello europeo, cioè nel senso che entra anticipa tempo. Molto, ah, anticipa okay. molto e quindi va spesso e può andare di liscio. Può andare di liscio. Però per il VAR. Però sono certo che con la maestria e la bravura di Spalletti può far diventare questo giocatore in prospettiva, vi dico la verità, forse sto e con un ottimo interprete, spero. Beh. Anche per la no, allora, attenzione, attenzione, voi dovete partire dal presupposto, tanto è vero che mi sembra che sia laureato in economia, il 90% di questi calciatori, soprattutto coreani e giapponesi, sono tutti laureati, perché vengono da una formazione scolastica molto americana, i campionati college. Esatto, i campionati studenteschi sia in Giappone che in Corea sono molto competitivi. Tant'è vero che voi sapete che proprio qui in Italia la nazionale universitaria giapponese è campione uscente. No, il fatto e che quindi, poi sia laureato in economia credo che piaccia molto al presidente. Alla regia mi fanno ridere, mi fanno sorridere perché mi ricordano un po' come da noi. È tale quale. Tale quale. Comunque, ribadisco. Ecco, allora, Gege, Franco e Salvatore, facciamo così. Ragioniamo sempre per ipotesi, anche se in questo caso ipotesi molto vicine al realizzarsi. Il Napoli prende Kim, che sostituisce Koulibaly. Østergaard è già arrivato, c'è stato il saluto anche di Haaland che ha fatto l'imbocca al lupo sotto la pagina, il post social. Un'altra cosa che volevo aggiungere, è molto bravo e forte di testa, mi aspetto che potenzialmente 6-7 gol su palla inattiva. Ecco, qui ti volevo portare. Allora, dovesse essere Kim... Ma credo che sia, lo diceva prima vostro, Gege, secondo me è la scelta migliore okay. sotto tutti i punti di vista, perché ha una clausola rescissoria che il Fenerbahce ti consente di pagare in due tranche. È uno che può giocare di destra e sinistra, e il Napoli ha bisogno di un centrale di sinistra perché Rachmani da titolare gioca a destra. E aumenta la fisicità, tutti e due i piedi, la fisicità in area di rigore. Gege prima ci diceva che 6-7 gol a stagione li può fare tranquillamente, e poi io terrei d'occhio anche Østergaard, perché questo non è venuto a fare il quarto o a guardarsi il panorama da Posillipo, come ha fatto Tuanzebe, ma secondo me si giocherà un bel posto da titolare con gli altri due, con mi Juan sembra Jesus. Un bel vichingo in erba, sì. Sì, ma chi ha seguito con attenzione il Genoa l'anno scorso, anche se Blessin giocava diversamente, no? Aveva puntato tutto sulla gara, credo che secondo me si prenderà delle belle soddisfazioni il norvegese. No. C'è un amico da casa, accogliamolo, pronto? Riprova. Sempre pronto? Eccolo. Pronto, salve. Pronto. Buonasera. Sono Luigi da Bacoli. Ciao Luigi. Ciao, buonasera a tutti i tuoi ospiti, buonasera a tutti i tifosi del Napoli, alla graziosa e bellissima signorina, e buonasera pure a te Silver. Grazie Luigi. Ecco, io mi ricordo che chiamai prima che Koulibaly andasse via, sì. E dissi queste parole, se ti ricordi, c'era anche, come si chiama? Vabbè, c'era quell'altro giornalista giovane. Minervini, bravo. L'età, scusatemi. Ma quando mai, figurati. Capita più a me. Mi ricordo che dissi che Koulibaly andava via. E poi diceste, no, Koulibaly è legato moltissimo. Queste parole, vabbè, che è giusto così. Io voglio dire una cosa. Per me di addii ne ho visti tanti. L'unico addio che veramente mi è dispiaciuto è Maradona. Poi ho visto addio Sivori, Altafini, Vinicio, Caneia, ho visto addio, diciamo, importanti. Quindi, so che ti è dispiaciuto molto l'addio di Higuain. Higuain no, perché dico? Perché sono dei professionisti. Certo. Automaticamente, io li capisco e poi mi piace cambiare, pure che sono vecchio, perché il nuovo è più bello.
A mo io per esempio ho più entusiasmo, perché dico che i giocatori quando stanno parecchio tempo, questo è un mio modestissimo parere, mi piace parecchio ascoltarti. Tempo in una squadra devono venire i nuovi con più fame, e noi tifosi più li vogliamo vedere, ci sta perché il calcio è anche questo, è una cosa bellissima che tu devi avere, diciamo, questi stimoli. Non deve essere una cosa in bustissima, almeno per me, che io andavo a vedere il Napoli al Vomero con mio padre piccolo, quindi automaticamente io amo moltissimo il calcio. E quindi per me vanno via, non fa niente, hanno ragione, chi lo guadagna 2 milioni, lo guadagna 5 anni da parte, è giusto così, perché pure io piglio una pensione di 1000 euro, si paga una parte, ma hanno 2000 euro, io vado da dove mi danno la pensione, è giusto, per carità, non ho nessunissima critica a questi giocatori. Bene. Ecco, però volevo dire solo questo, voglio fare una domanda calcistica. Io per esempio soffro un po', c'ho un po' di tachicardia, sono un po' così, E a me questo fatto del portiere, diciamo, a me però non mi piace il gioco che hanno fatto, sto fatto col portiere, passa a me, tu passa a te. Mi piacesse col portiere, faccio il suo portiere e che si giocasse. Perché dice, mi fa male il cuore. Allora mi mette paura quando succede questo. Allora, secondo il vostro parere, che voi siete più esperti di me di calcio, io sono solo un tifo, dico, ma che frutti dà questo fatto? Vediamo i frutti in positivo o in negativo di tutte queste cose. Chi risponde subito al Barella. Voi siete competenti, perciò io ve lo dico. E ditemi più o meno se è buono o no questo fatto. Va bene, va bene. Buonasera. Grazie, grazie Luigi per aver chiamato, e devo dirti che mi piace molto la prima parte del tuo intervento. Perché quello è un vecchio tifoso. È un vecchio tifoso che andava con la colazione allo stadio. Grazie. Con la Marenna, pane e Puvarua. Grazie, grazie per la tua testimonianza. Okay, ciao Luigi, grazie. Un abbraccio, anche perché ciao, poi bello. C'è da ragionare su un gruppo che il suo percorso lo ha fatto, che ci ha dato grandi soddisfazioni, che avrebbe meritato di vincere lo scudetto 2018, che non andrebbe assegnato se assegnato così, e però poi il corso c'è stato. Rinnovare è un'idea che stuzzica anche me, vi dico la verità. Però benefici ed eventuali rischi di eccedere con il gioco e le ripartenze dall'estremo basso, dal portiere, caro Gegè. Sai, in ogni cosa ci sono i pro e i contro. Bisogna decidere se ti vuoi accollare dei rischi e quali rischi ti vuoi accollare. L'evoluzione del calcio ha fatto sì che bisognava cercare di sfruttare il più possibile numericamente anche il portiere. E quindi una decina d'anni fa l'Ajax per primo ha cominciato a giocare con la costruzione dal basso, perché faceva stare il portiere molto molto alto e quindi era un libero aggiunto. Okay. Logicamente in un calcio come quello olandese, dove è meno fisico, dove c'è meno pressing, ti dava dei grandi benefici. Una squadra come l'Ajax, tecnicamente mediamente superiore alle altre, ha portato avanti una filosofia con dei buoni profitti fino ad arrivare all'apice dell'Ajax, che è arrivato fino in semifinale in Champions League. Logicamente, come succede nel mondo in generale, nel calcio un po' di più, i copia e incolla hanno cominciato a far sì che la nuova tendenza era quella di sfruttare... Sono sempre gli olandesi che cominciano. Il gioco dal basso. Perché? Perché se tu riesci a eludere il primo pressing da parte degli avversari, proprio li attiri. Li stani, ti vai a fare poi la superiorità numerica dalla metà campo, giocando in campi larghi, e quindi soprattutto se hai giocatori veloci. Dotati veloci. Però avete fatto caso, come, ecco, Gegè ha già tracciato la differenza. Il portiere nel calcio olandese era un libero aggiunto, stava molto avanti. Oggi si rischia di giocare il pallone sulla linea di porta. Quante volte abbiamo visto i portieri rischiare addirittura... è venuto un periodo, hanno fatto 4-5 papere, l'Inter ha perso lo scudetto per questo motivo, perché lì è lì che l'Inter ha perso lo scudetto, al di là della sconfitta nel derby. Poi la necessità anche di questa ripartenza dal basso è legata anche, secondo me, alla struttura fisica. Questi calciatori stanno crescendo moltissimo, i difensori hanno uno strapotere fisico, palla lunga, corre il rischio che la palla ti viene rimbalzata. Attenzione. Facciamo così, scusate. Adesso vi dico di più.
Il passo successivo è che già da quest'anno molte squadre non accettavano di venirti a prestare altri. Quindi aspettavano lì, era inutile, diventava infruttuoso. Abbiamo il break, non so. Eh sì, ne riparliamo subito dopo la pubblicità. Restate con noi e non cambiate canale. Rush finale, poco meno di 10 minuti per questo ultimo appuntamento immediatamente successivo alla prima parte della pre-season del Napoli. Franco Di Stasio, scusami Doc, ma per il dente del giudizio c'è un'età necessaria oppure può succedere? No, a tutte le età, e anche ai calciatori. Ma ti ricordi un caso speciale, particolare? Ricordo uno coraggiosissimo che è Dario Marcolin, che è mio amico molto coraggioso. Ah, Dario Marcolin e i suoi problemi col dente del giudizio, dici tu? Sì, ma Franco Di Stasio è il numero uno. Cioè, posso dire una cosa? Adesso non guardatemi che sono al ristorante. Aspetta, vi voglio fare un regalo. Aspetta, guarda bene. Vedete bene? Ciro, salutiamo. C'è un buon Nando Orsi, Luca Luzzardi. Anche Luca Luzzardi ha giocato. Cioè, questo è un tavolo importante. È vero, infatti mi chiedo che ci azzecchi tu là. Ragazzi, ma io sono il boss del quartiere qui, no? Sono il ras del quartiere, come una volta si diceva. Voglio vedere quando ti vengo a trovare, se sei sempre il ras del quartiere. Salvatore. Oh, incredibile, lo abbiamo perso sul più bello. Bravo. Salvatore, sei sempre tu. Riavviamo subito. Ne approfitto però per chiedervi. Petagna è un passo dal Monza, premiato da Minervini col 6,5 nella gialla parziale. Anche se incredibilmente era entrata la Lazio in mezzo, lui si è perché un attimo... incredibilmente? Ma no, nel senso che è già del Monza, però la Lazio ci aveva fatto un pensierino e lui tra il Monza e la Lazio... Vabbè, chiaro, la Lazio comunque sarebbe... ha messo un attimo in stand-by la cosa, ma sicuramente nelle prossime ore ci sarà il trasferimento. Vi chiedo una valutazione, fuori Petagna... al Monza o alla Lazio che sia, dentro il Ciolito Simeone, il Napoli ne guadagna o no? Guadagna. Eccolo qui, c'è anche Dario che si sta tornato. Risistemando, sì, è questione per la nostra regia. Che ne dite? Ne guadagna il Napoli? Ha caratteristiche completamente diverse e quindi va a arricchire le chance e le opportunità da parte dell'allenatore. Il mister ci ascolta. Chiedo anche a te Dario, dovesse uscire Petagna per lasciare spazio a Simeone, il Napoli ne guadagna o no? Beh, allora Giovanni Simeone è un giocatore che ha fatto molto bene. Fammi solo salutare un attimo Eugenio Albarella, che è stato il mio preparatore, è un uomo stupendo. Quindi stasera è proprio un parterre de roi, cioè, non lo so, sono quasi emozionato. Sono tutti, posso dire, persone legate a me, da Salvatore a Franco Di Stasio, Eugenio Albarella, tu Silver. E poi cioè, sono quasi onorato. Calcola che si è interrotta la chiamata, che mi ha chiamato Di Biagio, che siamo venerdì ad Agropoli a giocare a padel, quindi magari sei in zona, siamo vicini. Allora te lo faccio sapere, venerdì alle 5, alle 6 vieni ad Agropoli che io ci sono. Che grande, un abbraccio affettuoso Dario. Oggi, vai. Grazie Eugenio. Allora oggi con Ciro Ferrara, che eravamo in spiaggia, parlavamo della pronuncia di Kvaratskhelia, no? Sì. Che Ciro, scusa, com'era la pronuncia di Kvaratskhelia oggi? Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Okay, perfetto, ragazzi, siete già pronti. Siamo perfetti. E in tutto questo voglio dirvi, il Napoli, facevamo un'analisi, no? Certo. Sia con Nando che con Ciro. Il fatto che questi cinque giocatori, perché voglio mettere anche Goulam per quello che è stato nella storia del Napoli, no? Perché comunque Ospina, Goulam, Insigne, Mertens e Koulibaly, oggi ci aspettiamo noi un colpo da parte del Napoli, ma è un colpo che sicuramente arriverà per forza, perché oltre a Kvaratskhelia e il terzino sinistro Oliveira, bravissimo, parlavamo che comunque un colpo ci deve essere, che sia un esterno destro, Dybala è andato alla Roma, cioè oggi non può essere il fatto che il Napoli rimanga questo, per forza 1/2 colpi sono i giocatori di cui ha bisogno questa rosa. Ho visto e sentito anche le parole di Spalletti col microfono in mano proprio Di Maro, che a un certo punto ha detto siamo in costruzione, forza Napoli, vogliamo costruire un gruppo come l'anno scorso in un certo modo, però serve qualcosina in più. Io credo che giunto di Cristiano e il presidente del Napoli, De Laurentiis, abbiano in serbo qualche colpo. Questo è un po' un mio pensiero, per quello che ci tenevo a dirlo, perché siamo tutti un po' al balcone ad aspettare qualcosa che possa succedere. È vero. Scusami Dario, ma curiosità, proprio da sì o no,
tu avresti fatto follie per Dybala? Cioè saresti andato oltre? No. Allora, sai perché? Io ho parlato con un po' di addetti ai lavori, nonché quelli di, che lavorano vicino all'Inter. L'Inter ha fatto una valutazione. Dybala nell'anno scorso, negli ultimi due anni in campionato, ha fatto 48 presenze, ok, su 76 partite. Oggi l'investimento sarebbe stato molto alto, la resa era da capire quante partite poteva giocare Dybala. Non hanno detto la Champions, non hanno detto la Coppa Italia. Quindi credo che tutti hanno fatto. Allora, lo ha trattato l'Inter, poi lo ha trattato il Milan, poi lo ha trattato il Napoli, poi lo ha trattato la Roma. Lo hanno trattato un po' tutti. Credo che il discorso vero di Dybala sia stato il punto d'incontro tra quante partite fa il giocatore argentino, quanto è la spesa e quanto può essere costruttivo. Cioè, oggi fondamentalmente, se devo fare una considerazione, nella Roma, giocando dietro Ebram, è un po' il suo ruolo. Nel Napoli, se veniva a giocare al posto di Lozano a destra in un 4-3-3 di Spalletti, era un po' più sacrificato. Forse, Mario, sai quanto che è venuto a costare alla Juventus negli ultimi due anni Dybala al giorno? Al giorno, addirittura, Eugenio, al giorno? 80.000 euro. Bene, noi con 80.000 euro facciamo... Rifai tre piscine. Ha avuto una media negli ultimi due anni di più di 100 giorni di indisponibilità. Quindi a quanto siamo? 8 milioni di euro? Hai fatto il calcolo, è giusto? 7 milioni e mezzo netti, 15 lordi. Ma scusa, non facevi il preparatore atletico delle grandi squadre? È il commercialista, Eugenio. Senti, sai chi mi sento? Silver, scusa, fammi fare questa battuta. Sai chi mi sento stasera? Vai. Un po' Arturo Minervini mi sento. Senti, dai, un po' capovillaggio ci sei, dai. Sì. No, voglio farvi salutare poi Nando Orsi, che vi lascio un attimo l'auricolare, che fa due battute per salutarvi. Sì, allora. L'ho obbligato. Lo vogliamo salutare, Dario, anche perché sul portiere ci interessa molto, anche perché siamo in chiusura. No, al volo voglio chiederti, questa è una curiosità tattica, perché spesso parliamo di modulo. Abbiamo sentito Spalletti deciso sul 4-3-3, poi anche Giunto gli dice no, ma noi Dybala non ci conveniva anche perché abbiamo questa idea di fondo. Poi leggo sulla Gazzetta dello Sport l'ottimo Nicita che scrive: l'artigiano Spalletti, arrangiarsi un'arte, nasce un Napoli diverso, addio al trequartista e si pensa anche ad una difesa a 3-3-4-2-1. Può esserci nelle corde del Napoli? Beh, io ti dico una cosa, tatticamente non andrei molto lontano da quello che è successo l'anno scorso, perché se oggi il Napoli è in Champions è frutto di quello che è stato l'anno scorso, tra un 4-3-3 iniziale e un 4-2-3-1 successivo. La posizione di Zielinski ha sempre fatto un po' la differenza, no? Tra giocare dietro Osimhen oppure giocare a centrocampo. Quest'anno sembra che lo voglia far giocare definitivamente a centrocampo, una difesa a tre per sopperire alla partenza di Koulibaly, non la so quanto, cioè le cose per farle le devi provare. Partire così, mi sembra che il Napoli sia un po' tagliato per essere un 4-3-3, la storia del Napoli dice 4-3-3. Non lo so, non mi piacerebbe molto discostarmi da quello che è stato il Napoli dell'anno scorso, che poi sia 4-2-3-1 o 4-3 in base all'avversario, ma deve essere una squadra che ha quell'identità. Cambiare o stravolgere totalmente secondo me sarebbe anche un po' un azzardo. Certo. Senti mister, se mi fai salutare proprio al volo Nando, perché per noi è un piacere. Sì. tanto siamo in chiusura di programma. Certo, no. Era per dirvi, comunque c'è una tavolata di amici, no? Li abbiamo visti un po' tutti. Fatto vedere le donne perché non si può, ragazzi. È bellissimo questo. Aspetta che lo faccio sedere, ragazzi. Eugenio, Franco Di Stasio, vengo a trovarti. Sassi, ti aspetto in Sardegna, tu già sai, eh? Dario, ti aspetto. Ciao, mister. Ciao, Dario. Ciao, ragazzi. Ciao, Darione. Collegamento bellissimo questo qui, perché in maniera anche molto informale, con grandi campioni e con grandi amici. Intanto, attenzione. Ciao, mister. Ben trovato, buonasera. No, non sente. Allora, il tempo riporta che il Napoli ha scavalcato la Roma per Solbakken, proveniente dal Bodo Glimt, che sarebbe lì a Villa Stuart per svolgere visite mediche. Allora, siamo quasi in chiusura, ma Nando Orsi, mister, ciao, gran piacere, ciao. E complimenti. Scusate l'intrusione. Ma che, un gran piacere e complimenti, perché ho scoperto che la tua figliola è una grandissima campionessa di padel, ragazzi, di livello veramente molto alto. Nando, noi siamo in chiusura, però ti chiedo, curiosità, ma Meret prima o poi il titolare lo farà da qualche parte? Ma non lo so mica. Dopo che ho sentito che forse prendono Keylor Navas, non so se lo prendono o meno.
indubbiamente sto ragazzo non gode della stima e della fiducia, non so se della società, dell'allenatore. Io lo reputo un portiere valido, è ovvio che a certe perplessità ci sono sulla personalità, ad esempio, ma sulle qualità tecniche si sono espressi tantissimi portieri anche del passato e hanno confermato che lui è un portiere bravo. Indubbiamente col Napoli è sfortunato, perché lui ha cominciato sempre a isolare e poi dopo è uscito perché si è fatto male, però dietro trovo sempre un portiere come Ospina che ha fatto troppo bene. Quindi adesso non so se il Napoli gli voglia affiancare veramente un portiere come Keylor Navas, però sarebbe una brutta botta per un ragazzo che forse meriterebbe un po' più di fiducia. Eh beh, è così. Nando, un abbraccio fortissimo, ti vogliamo bene, ciao, grazie. Ragazzi, ciao ragazzi. Anche ciao, ciao mister, ciao, Nando, ciao. Orsi, bel collegamento con la Sardegna, salutiamo anche Ciro Ferrara e naturalmente Dario Marcolin e ringraziamo e salutiamo i nostri partner. E certo, iniziamo con Resort Villaggio Oasis di Pestum, il tuo villaggio all inclusive nel Cilento. Energas, energia per la tua casa, per la tua azienda, la tua auto. Energas è l'energia che ti premia. PowerX, la migliore tecnologia al giusto prezzo. Fruit Village, i villaggi in Italia e all'estero. Vemac, soluzioni per pulire. Cennamo Arredamenti, se puoi sognarlo, puoi averlo. Luigi Fusaro, eleganza contemporanea. E Vesuvslandia Park, il parco divertimenti per tutta la famiglia. Perfetto, perfetto. E io voglio ringraziare Franco Di Stasio. Ciao Doc, gran piacere che avete avuto qui. Grazie a voi, mi sono divertito moltissimo. È un periodo dove abbiamo ripreso a parlare di calcio e questa è la cosa più importante. È vero, ed Eugenio Albarella, grande. Grazie a voi, grazie dell'invito, è stato un piacere con amici fratelli. Ciao Gigi. Salvatore Cagliazza, sappi che sabato, ciao a te. Quindi mi metti in ferie 3 giorni? Sì, e sabato alle 21 siamo qui. Va bene. Perché tutti insieme, appassionata. Sì, perché riparte il Napoli da Castel di Sangro. Grazie a tutti. Ti voglio Power, soprattutto X. Super Power. Power X. Grazie a Nunzia Esposito. Ciao. Grazie Nu. A te, Silvia. E ci vediamo sabato dalle 21 in Ne parliamo dal ritiro.